Ragazzi, sta succedendo una cosa molto strana. Guardate in basso i livelli. 95, 100. Cioè, salgono da soli? Sale da solo fino al 100? Com'è possibile sta cosa? No, non ci posso credere. Però, se ho visto bene, ora prendendo dell'esperienza veramente. Ecco, vedete, sono riscesi. Oh my god. Perché i livelli salgono e scendono così? E qualcuno me lo dovrà spiegare. Qualcuno me lo dovrà spiegare. Let's play. Ciao a tutti, scuole pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks. Vi do il benvenuto in questo decimo, no, non mi ricordo, episodio della Pixel Cats sul server When Gamers Fail. Allora, mi devo innanzitutto scusare con Ace Blaster, perché ora vi farò vedere un po' di roba che mi ha dato, ma lui mi aspettava per registrare stamattina e ho fatto più tardi con l'altro video e non ce l'ho fatta. Ma non solo, Ace, ora ti darò un altro po' di attenzioni. Qui dietro questo tronco c'è una matita vagante. È tornato con noi, Sprike! Sprike! Che cazzo, ho rotto un tronchetto? No, non l'ho rotto. Comunque, con Sprite, vedi, guarda, Sprite, qui c'è un'altra spugna. Ci sono spugne disseminate un po' ovunque. Sei uno SpongeBob. Che dirvi, con Sprite stavamo organizzando, stavamo pensando di. Che mi lanci le spade? Guarda quella che ho. Questa me l'ha regalata Ace Blaster. Guarda, mi serve per farmare Blaze. E tu non ce l'hai. Gne gne gne. E io questo. Fa schifo quella. Che vi stavo a dire? Ah, sì, stavamo pensando di creare un canale Instagram, no, Telegram, per parlare con voi, per chattare con voi, così insomma avete un modo più diretto per contattarci. Se, se, sì, più o meno. No, scherzo. Le stronzate di Sprite mi mancavano, comunque, se riusciamo a crearlo, ve lo mettiamo, lo pubblichiamo su Facebook o sotto questo video, quindi vedete un po', uscirà venerdì oppure su Facebook, quindi seguiteci anche lì oppure inizieremo a dire negli altri video, insomma, lo saprete. Ma detto questo, io inizierei a seguire. Mi hanno messo degli indizi. Allora, qui ci sono degli altri cartelli che mi avevano scritto. A Dark Flavio, ciao, ti stimo. Ah, ok, questo l'avevamo letto però. Ma non posso romperlo. Un sacco. Perché deve fare un sacco? Un sacco di cosa? Non lo Patate. so, non lo so. Un sacco di patate. Poi di qua c'è Mamid Perdi. 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 Ah, no, perdi, Perdi. Ah, quindi non ci vado perché se vado lì perdo. Sì. Comunque, proviamo ad andare. Penso che significhi per di qua. Qui c'è casa di Eidum. Ah, Eidum, ciao Eidum. Ah, avete visto il video, quindi ora vi fidate che sono io quello vero, insomma. Una testa la vendo a 800p. E che cazzo, quanto sei caro. C'è Gesù. Minchia. Ma che cos'è questa roba? Chi è che ha costruito questa casa gigante? Io. Sì, certo. Ma scusa, posso rompere? No. Quindi è tutta clemata. Quante cazzo? Ma che casa gigante avete costruito? Ma di chi è questa casa? Un Vulpix e uno Shinies. Vabbè. Uno Shinyx, eh. Questa è la casa. Ah, è la casa di Dragon 300. Mortacci sua. Ok, saluto anche Dragon. E poi che. Naruto. Naruto non ci Però. sta. Ah, a proposito, mi hanno proposto, non mi ricordo il nome, di andare su un server dove attimano a sfondo Naruto. E vediamo. Vediamo se mi ricordo, se c'ho il tempo, gli vado a dare un'occhiata. Aspetta, sto vedendo una casa ancora più strana. Oh mio Dio! Cos'è sta cosa? Cos'è? Ma. Un uomo barbuto con l'ascia in mano! Dragon Clapicasso assassino con ascia! Meraviglioso! No, è troppo bello! Troppo bello! Comunque, a parte le Era un pene stronzate. sto coso. Non è un pene, è un'ascia. A Ah, vabbè. parte le stronzate,
Ragazzi, in questo episodio voglio far accoppiare i miei IVI perché ho soldi sufficienti per fare il per acquistare un'altra spugna e per fare il passaggio di rank. Quindi ed oh, ecco, arrivo io e si fa le F-te forze, l'ho detto. Certo, che te pareva. Allora, quindi ehi là, zombie mi scrive, Tonton mi scrive, ehi là, ti incontro, ciao a tutti. Mamma mia, ragazzi, no, sei da solo, un Tom. Puoi non ci posso credere. Le stupidacce vi siete spacciati. Ci mancavano, ragazzi. Allora, le tre torri. Io vado. Di che colore sono? Scusa, prova. Sono blu, ok. Quindi, grazie a Days Blaster che mi ha abilitato nella loro farm di Blades e mi ha regalato 12k di soldi più un altro bordello di roba Pokémon. Il macello mi ha dato, ragazzi. E chi è? Donald Trump. Sì, Donald Trump più o meno. E oh cazzo, sto cadendo! No, stavo per morire. L'altro giorno sono morto, ho perso 134 livelli. Mi ha fatto parecchio incazzare la cosa. E che ci vuole? Ok, no, questo è l'allenatore. Allenatore. Come faccio a diventare? Dovrei diventare Pokéfan con 25k. Eccolo qua, Pokéfan. Allora, con Pokéfan avrò accesso al comando Workbench. Oh, finalmente posso craftarmi la roba in giro. Al kit Pokéfan e posso affrontare la terza palestra. Ok, non ho battuto neanche la seconda, quindi posso utilizzare il cast Doze, il cast Gills e il cast Volley. Non lo so, proviamo. Diventiamo Pokéfan. Vai, promote. Ora devo disconnettermi e rientrare. Il cellulare mi squilla. Te pareva? Sì, a caso. Ok. No, aspetta. Ora vedete la mia password. Tu volevi. Volevi vedere la password. Volevi. Non l'hai vista. Te, così ti impari. Mi volevi rubare l'account, eh? Mi volevi. Ok, ora sono Pokéfan. Pokéfan. GG. E ringrazio Ace Blaster. Continuerò a dirlo, ragazzi. Continuerò a dirlo. Grazie a Ace Blaster che veramente mi ha dato un bordello di roba e un sacco di aiuto. E ora vorrei provare i vari cast. Allora, kit. Io vorrei provare un cast Pokéfan. Di Pokécazzo. Ok, che mi ha dato? Armatura di. Come si chiama? Di, no, è buona, è di ferro. Ok, mi ha dato 4 megaball, 6 ball da Pokéfan. E che cazzo sono? Più un piccone con fortuna ed efficienza. Ah, minchia! I Pokéfan, le Pokéball Pokéfan, puoi catturare i fan dei Pokémon. Giusto! Ragazzi, se vi fate vedere vi tiro una Pokéball in faccia. No, sarebbero le GS Ball, che non so che cazzo me ne faccio di queste GS Ball, ma va bene, sono contenti loro, insomma. Ok. Che bello, Arcanine. Amore di Dio, molto bello. Ok, allora, diventato Pokéfan, ragazzi, non mi resta che comprarmi la spugna. Minchia, quanto è grosso sto Growlithe. No, è un Growlithe, è un Arcanine. Sì, è un Arcanine. Un Arcanine, minchia, è gigantesco. Sì, certo. Certo, sì, certo. Allora, compriamoci la spugna. You can sell. Ok, comprato la spugna. È una testa di cazzo. Cazzone, okay, tranquillo. Ok, avendo comprato la spugna, ora posso espandere la mia casetta. Qualcuno ti ha chiesto, posso chiedere una cosa, mami? No, digli no. Allora, espandiamo la casetta, però mi devo tracciare. Un attimo solo, ragazzi, devo fare le fondamenta, cioè è importante, no? Ok, ragazzi, ho espanso la casa e siete spacciati, mi ha preso in giro per tutto il tempo che mi assomiglia. Mi assomiglia, non è vero che mi assomiglia. Non solo. Una voce d'acqua proprio. No, sì, hai anche rotto abbastanza i coglioni ad andare avanti e dietro con sto cazzo di camminata così. Mamma mia. Dai, cos'è ciò? Scusa, vai a vederti un porno, no? Okay, vabbè, allora, ragazzi, i due Eevee, che non ce l'ho l'altro, ma lo vado a prendere tra poco, sono di tipo normale.
per farli crescere, cioè per far crescere un uovo, basta che raggiungano più di 160 di soddisfazione. La soddisfazione viene determinata... Non mi stare così vicino, mi metti ansia. La soddisfazione viene determinata dai blocchi che hanno intorno al range block. Io pensavo dal maschio. No, no, quello dipende da che cosa ha intorno. Allora, per gli ivi sono sufficienti le fence, perché le fence hanno, danno 2 di soddisfazione. Allora, fatemi un attimo calcolare. Allora, noi siamo qua al bordo massimo, quindi io farei una cosa di questo tipo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E quindi riempio. Togliti davanti al cazzo! Oh, è rimasto bloccato. Vabbè, mi dispiace, siete spacciati. Rimarrai lì a vita. Mandami il TP. Liberamelo, liberamelo. Te aspetta. Vieni fuori da lì. Non ti mettere davanti alle balle. Mi hai fregato pure una staccionata. Maledetto. Allora, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, quindi così abbiamo creato un quadrato 9x9. Però mi servono le altre fence. Ok, mi servono le altre fence. Ok. Se no, ti scarico. Sì, nel cesto. Allora, ho creato le altre fence, ragazzi. Ora creiamo questo quadrato 9x9. E al centro ci mettiamo il nostro range block. Ok. Ma come cazzo arriva al centro? Sono un pirla. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. No, però sono pirla, scusa. Se io metto... Togliti da lì! Ok, se io metto semplicemente un blocco qua. Ok, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Qui ci mettiamo il nostro range block. Ok. Perché non me lo fa mettere? Non me lo fa mettere? Allora lo devo mettere per forza per terra? Sicuramente. Vediamo. No, cazzo, mi sono imprigionato. Dannazione, fence di merda. Ok, sì, per forza per terra. E io devo uscire di qua, però. Perché le fence danno satisfaction 2. Se no la terra dà satisfaction 1. E quindi mi servono le fence. Ok, qui da cosa serve? Ora si ingroviglieranno nelle fence i due ivi e faranno le porcate. Allora, gestisci Pokémon. Mi vado a prendere l'altro ivi e dovrebbe funzionare tutto. Vediamo un po'. No, ragazzi, i big bug, come hai fatto a metterti là in mezzo? Come hai fatto? Si è imprigionato nelle fence, ma non ci posso credere. No, non te lo do il TPA, sei troppo bello lì. Ok, allora, gestisci Pokémon, gli diamo... Ah, ma lol, ma devo averli nel computer, ma va a cagare. Ok, ho spostato i miei Pokémon nel computer, gestisci Pokémon, metti sti due Eevee, 1 e 2, all'interno del range block. Ora ci sono? Dove stanno? Ma solo io. Come hai fatto? Ma come fai? Però devi spiegare. Ok, ragazzi, ci sono i due ivi. I due ivi sono qui dentro. Non riesco a capire dove li fa... me li fa vedere. E dovrei anche cercare di vedere. No, ragazzi, ma non è che ho sbagliato qualcosa. Mi sembra che ho sbagliato qualcosa, perché è un po' strano. Ok, allora togliamoli così. Facciamo una cosa di questo tipo. Togliamo il range block, magari usiamo un piccone, non vorrei che si scassasse e lo devo ricostruire. Oh, ma che non me lo fa togliere? Non lo può togliere, Mario, no, non lo può togliere. Perché no? No, vabbè, dai, non posso togliere il range block. Ok, ragazzi, allora, sono stato a sclerare 1 ora e mezza. Intanto sono andato anche a mangiare. E c'è Ace Blaster qui con noi. Ciao Ace Blaster, ciao. Ok, vabbè, porca miseria. Non c'è solo Ace Blaster, c'è mezzo mondo. Ace Blaster ha continuato a regalarmi roba. Guardate, sì, vabbè, ora iniziano a far vedere tutti i loro Pokémon, a chi ce l'ha più grosso. E vabbè. Comunque, grazie a Ace Blaster, cioè, questo è il video che
Dovrei dedicare Ice Blaster, ma non so come dedicartelo. In ogni caso, grazie ad Ice Blaster ho scoperto perché non mi funziona sto cacchio di range block. Che ora non mi fa manco più aprire. Sta laggando? What the fuck? Ok, toglimi gli Eevee, dovessi mangiarmeli. Perché ogni tanto il range block ha anche il potere di mangiarsi i Pokémon. Allora, in poche parole, il problema è che c'è questo pezzo di casa sopra. Questo, il range block deve stare completamente alla luce. Quindi io chiedo, per favore, Z-Synchro, togli casa tua da là sopra. Io non posso spostare il range block, non lo sapevo. Ti prego, togli casa tua da lì. In ogni caso, qua... se Z-Synchro non toglierà il range block, cioè casa sua, io lascio un po' così, cioè faccio una piscina, faccio un qualcosa, cazzo ne so, che vi devo dire, non lo so ragazzi, cioè lascio una roba del genere. E nel frattempo ho un pezzo di casa in più in questa zona. In questa zona c'è un pezzo di casa in più. Posso espandermi ancora di qua. E a questo punto io andrei a farmi, che ne so, vado a prendermi una... cioè, io vi giuro ragazzi, Ace Blaster, non so che dire, non so più che dirti. Aspetta, ti offro un pranzo, ok. Oh mio Dio ragazzi, cioè non ci posso credere. Mi ha regalato anche una Master Ball. Detto questo, credo nei prossimi episodi, allora, sposterò il range block, penso che lo farò in sta zona qui, se non è claimata da nessuno. Lo metto qui, qui non mi dovrebbe rompere il cazzo nessuno, spero che Z-Synchro... cioè, ma vi rendete conto che se l'avessi fatto un pochino più in là? Un pochino più in là? Un pochino più in là bastava? E non era al buio, un pochino più in là bastava. E va bene. Detto questo ragazzi, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo episodio, lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto salutatemi Ace Blaster, ciao Ace Blaster, ti lovo, mi hai dato un casino di roba, ti lovo Ace Blaster. Se siete arrivati fino a questa parte del video, scrivete nei commenti hashtag Eevee sterili. Sì, perché c'ho gli Eevee sterili, ragazzi. Si sono sterilizzati a stanno in sto coso. Non fanno una minchia, maledizione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.